Marco Lombardo, referente di Libera Veneto, è uno dei firmatari del progetto che è arrivato al quinto anno consecutivo. Verrà presentato oggi il progetto per l'anno scolastico 2023-24 e i dati del progetto 2022-2023. Chiediamo un commento a caldo sul progetto, su come è andato l'anno passato e su che cosa verrà proposto l'anno futuro. Sì, noi siamo contenti della risposta che abbiamo avuto da parte soprattutto degli studenti e degli insegnanti. Abbiamo visto interesse rispetto ai temi che abbiamo trattato, ovvero la presenza delle mafie in ambito economico, e abbiamo anche avuto la possibilità di portare alcune classi in aula di giustizia a seguire alcuni processi, ovvero una Venezia in tema di mafia, e quindi i ragazzi hanno potuto anche toccare con mano cosa comporta lo sviluppo di un processo penale per questi casi, per questi temi, e quindi meglio comprendere le difficoltà che ci sono attorno alla presenza mafiosa nel nostro territorio. Ecco, si parlava con il presidente Pozza di mafia o comunque criminalità organizzata da colletti bianchi. Lei che è di Libera ha sicuramente il polso della situazione sulla lotta alla criminalità organizzata in Veneto e sulla lotta alla mafia. Ci può fare un quadro della situazione? Sì, diciamo che la presenza delle mafie in Veneto è molto variegata. Sono vari i settori in cui le mafie sono presenti e in alcuni di questi settori il ruolo dei colletti bianchi, diciamo così, è importante perché funge da un lato da trade union tra imprese e criminalità organizzata e dall'altro può anche aiutare le mafie ad aprirsi a settori ed avere accesso alla pubblica amministrazione e anche contesti importanti. E quindi è importante sensibilizzare l'ambito professionale per far sì che ogni iscritto a cui si avvi professionali e che lavora in ambito economico imprenditoriale conosca il rischio della presenza delle mafie e possa adottare anche delle contromisure nel confrontarsi con situazioni poco conosciute ma però presenti. Quali sono i settori in cui si sente di più la presenza delle infiltrazioni criminose? In realtà la presenza delle mafie c'è in quasi tutti i settori economici anche del territorio. Questo è frutto di una ricerca che l'Università degli Studi di Padova sta portando avanti almeno dal 2013 in poi. Se vogliamo proprio individuare alcuni settori più a rischio rispetto agli altri, certamente l'edilizia, ma la logistica, il trattamento dei rifiuti, l'erogazione di servizi per le imprese, per le aziende, e il settore dell'agroalimentare e del turismo. Secondo lei, quali sono i reati più diffusi? Ad opera delle mafie, le mafie qui in Veneto sia commettono reati di per sé criminali come ad esempio traffico di droga o estorsione di usura, ma dall'altra forniscono servizi per quella parte di imprenditoria non sana che intende evadere il fisco. E quindi c'è tutta una serie di reati fiscali, economici e finanziari che vedono i mafiosi non tanto come protagonisti, ma quanto fornitori di servizi per questa parte di imprenditoria non sana che provoca un danno enorme all'imprenditoria sana, alla maggior parte della imprenditoria del nostro territorio e a tutto il contesto dove questa opera. Ecco, il progetto va a sensibilizzare la generazione Z, per cui le nuove generazioni. Trova delle differenze rispetto a questa generazione che voi state approcciando a livello scolastico rispetto alle generazioni precedenti? In questo momento storico i ragazzi, gli studenti e le studentesse sono molto interessati al tema che però non conoscono di per sé. Quindi non c'è un vissuto storico che la generazione precedente magari si portava dietro rispetto alla narrazione sulle stragi di inizio anni 90. Questi fenomeni i ragazzi non li hanno vissuti e non ne hanno sentito parlare in famiglia, nelle scuole. Però nel momento in cui questi temi vengono toccati, anche in relazione ad esempio all'ambito ambientale, viene stimolata da parte loro una conoscenza, una curiosità che è foriera poi di un interesse che può sfociare effettivamente in una presa di coscienza del fenomeno che anche le generazioni precedenti, seppur conoscevano la presenza delle mafie, non la legavano al nostro territorio. Quindi era frutto di una lettura stereotipata di un fenomeno legato ad altri territori.